siamo a pochi chilometri dalla casa di Leonardo da Vinci. 2,3 km. Anchiano, località Anchiano. Questa quindi è ritenuta verosimilmente la casa di Leonardo, dove è cresciuto, diciamo, dove è stato svezzato. Quello è lo stemma di famiglia. Qua c'è la biglietteria. Ciao a tutti, siamo all'interno della casa di Leonardo da Vinci. Andiamo. Questa è precisamente la stanza da letto. Questa è la stanza da letto. Ci hanno detto che purtroppo il soffitto è stato alzato negli anni 50 in un restauro. E è talmente piccola Chiara che non fa fatica. Grazie. Sono conservate però originali le travi all'altezza della finestra. Sì, che sono queste. Sì. Beh, oddio, anche lì dove c'è la pietra serena. Sì, la pietra serena sarà quella lì originale. C'è una cucina, una sala da pranzo. Vedete, questo qua è il presidio di un lavandino. Il muro che vedete qua non è originale. L'originale di pietra era questo. Dovete immaginare che tutte le stanze avessero questa pietra. Se prendi l'originale basta qua, c'è questo. Cioè fino a qui originale. Sì, quindi questa parte qua, lo stemma originale, niente, e questo qui è il salone, e la cucina, qui c'era la stalla, giusto? Un uomo seduto, appoggiato ad un bastone e ritratto di proprio in un caldo di segno. Lo sguardo non fissa nulla di definito, sembra perso nei ricordi, che una piaga amara della bocca commette, come a tradire una malinconia rassegnata e risentita. Così scrivevo alcuni anni fa, sapienza, saggezza e ricchezza. Era forse questa la meta a cui avevo guardato con tutta la mia forza. Il senso stesso della mia vita. Avevo sempre avuto orrore del passare del tempo, dello sfiorire della gioventù, della bellezza, anche della mia bellezza. Come potete vedere, qui si vede benissimo a occhio nudo come hanno alzato il soffitto della casa di Leonardo. Questa dove c'è la biglietteria, a quanto ci hanno detto prima, non c'era. È probabilmente una cosa che hanno fatto in secondo momento, addirittura nel Novecento si dice. È la sala dei granari e lì c'è il pavimento che le travi del soffitto sono originali. Che è già qualcosa. C'è qualcuno? Sì. Quindi qui abbiamo il pavimento originale. E infatti è molto più basso, vedi, anche queste sono le travi originali. Quindi... Vabbè, molto emozionante star qui sapendo che lui è stato svezzato in questa casa. Consiglio a tutti gli amanti dell'arte di venirci. Quindi qui abbiamo riproduzioni in alta definizione, più fedeli possibili alle opere di Leonardo. Le sicure dal vivo sono spettacolari. Chissà più, c'è un museo simile anche a Vigevo, l'abbiamo sempre trovato chiuso, vero? Sempre chiuso, è una roba che ne aveva dedicato anche un servizio a Berto Angela. Comunque guarda che belli che sono. Ma vi assicuro che dal vivo è veramente uno spettacolo. Si sta davanti alle opere originali di Leonardo. Mi domando quanto costa una stampa del genere. Non mi dispiacerebbe averla da qualche parte, almeno una. Questa l'ho vista anche gli Uffizi, originale.
Al battesimo di Leonardo presenziano in 10 tra padrini e madrini. Un numero davvero alto per un bambino nato fuori dal matrimonio. Forse quel giorno, dai pressi della chiesa di Santa Croce a Vinci, non partecipano solo gli invitati, ma anche coloro che, con sguardo curioso, negli anni a venire avrebbero desiderato conoscere meglio quel figlio illegittimo, destinato a diventare il loro concittadino più illustre. E gli anni hanno tentato di risalire all'identità della madre di Leonardo. Nessuno riconosce i lineamenti del volto o il ceto sociale. Era una ragazza umile delle campagne di Vinci, oppure una giovane protetta dei Da Vinci. I contorni sfumati della sua biografia alimentano il mistero intorno all'origine di Leonardo, spingendo gli storici a continuare le ricerche. Siamo sopra il Castello Guidi a Vinci. Diciamo sì, la torre. Diciamo che si conclude qua la giornata della Nardiana. Qui c'è stato Sua Maestà Michael Jackson quando è stato a Firenze nel 2006. Ho avuto modo di parlare con la proprietaria riguardo l'esperienza di Michael Jackson in questo negozio. Mi ha detto che, vabbè, che è stata avvisata giorni prima che una personalità di grosso spicco doveva entrare nel negozio. Ovviamente non l'hanno avvertita su chi fosse, addirittura i dipendenti sono stati lasciati a casa. Nell'ora di pranzo è arrivato Michael Jackson, è stato un'ora in questo negozio. Ha comprato dei trenini, tipicamente americani, c'erano anche i figli. L'hanno fotografato qui, dove c'è quella porta, tramite teleobiettivo da là in fondo. Era inaccessibile, si parlava tramite interposta persona Michael Jackson, così. Mi è stato detto che non voleva essere assolutamente disturbato, però che comunque uscirono lo stesso poi le foto sui giornali, che il proprietario disse: bene, abbiamo perso un cliente. Era il 2006, periodo carnevale. Un negozio veramente bellissimo e molto molto grande. Oh.
mostre secondo Salone, Orazio, Milano, Vittorio da Cesare, gli evangelisti, con le cornici, si trovavano nelle... Eccoci nel centro di Firenze, turisti ovunque, il battistero, campagna di Giotto e là c'è il Duomo, giusto? Ok, andiamo alla scoperta. Abbiamo preso il biglietto settimana scorsa per fare il tour completo, c'è un leggerissimo traiaio. Ce l'abbiamo fatta circa. Stiamo notando che questa statua fa dei gesti un po'. Siamo entrati. Ci siamo. Ciao. Allora, è entrata a metà detector. Onestamente ho visitato molte chiese da quando sono qua. Molte cattedrali. La prima chitto mi sembra la più bella questa. Ah però. Qua siamo nella cripta di Santa Reparata, qui ci serviva il biglietto, quello che avevamo. Sempre entrando da lì. Sì. Bello qua sotto, molto bello. Qui quindi ci sono i resti, no? Della ricostruzione urbana della città, tra il primo secolo dopo Cristo e il 14. Nello shop abbiamo scoperto che c'è anche questo, la cripta sotto. Tomba dei Brunelleschi. Anile 18. Wow, quartino. Dopo un rapido check alla sicurezza, ora saliamo. Che belle scale. Ma che siamo arrivati? C'è la terrazza. Finalmente. Intanto c'è la campana. Ci sarà ancora? Qui ci sono ancora. Pensi di essere arrivato? Solo perché sono la carta da una parte. È ennesima. Oh, ne vale la pena, molto bello. Ta-na-na-na. Quanto è finita davvero? In realtà si sono ancora. Oh, cacchio. Qui ci sta malapena, io ho 42 scarsi. Allora, l'ultima parte qui ci ha messa dura prova, devo dire. Senti, controlla che non si sale più perché basta. Siamo all'altezza del Duomo più o meno. Sì, penso che dopo mi salire. La lì è circolare. Faccio un po' di storia. Campanile del Duomo. Lì, Palazzo Vecchio, mentre laggiù è Santa Croce. Perché in una certa età. La sinagoga è laggiù. Non solamente la sinagoga, ma poi sempre là. Adesso siamo in coda per salire sulla cupola. Qua sì, siamo i primi perché serve la prenotazione, tra l'altro. So che sarà peggio del campanile di Giotto, qua respiriamo bene. Stiamo salendo sulla cupola del Duomo qua, per fortuna. Sì, ciao, che faccio la station per stare in mano. Wow, bellissimo. Si vede tanto sopra la chiesa. Fantastico. Cioè, qui tutte le maiole. Fantastico. Aiuta! Qualcuno ci ha fatto notare che, visto che abbiamo fatto il campanile,
è inutile che siamo venuti qua, ma secondo me invece ne basta la pena, anche perché là siamo di stare in una piccionaia, qua sei totalmente libero. Se dovete decidere tra Giotto e qua, venite qua, qui è veramente molto bello. E la salita sinceramente l'ho sentita meno, molto meno, fantastico. Certo, se soffrite di vertigini forse non è il caso che veniate qua, è inutile dirlo. In realtà in discesa si fa questa parte, dove ci sono questi mega diavoli qua sei. Lì c'è un diavolo, guarda che bello, si sta mangiando un corpo, fantastico. In fila per il battistero. Mi hanno fatto più perquisizioni oggi che non lo so, neanche fossero della CIA. Mosaico d'oro. Peccato che la maggior parte è che è in ristrutturazione. Tanta roba questo battistero, comunque molto bello. E comunque ci si può accedere soltanto con la prenotazione. Esiste quindi un biglietto da 18 euro che ti permette di vedere la cupola, la cripta, il battistero, eccetera. L'unica cosa free entrance è la chiesa. Museo. All'entrata del museo, dopo una perquisa di un signore, un uomo molto simpatico, devo dire. Qui abbiamo una ricostruzione in una scala minore, ovviamente, di come era originariamente la facciata. In stile romanico con degli inserti gotici. Dopo si è deciso di cambiare il stile più rinascimentale. La sala attigua si può vedere in scala 1:1. Qui addirittura ci sono i portoni. È veramente incredibile. Questo è fantastico, cos'è che è? Quindi questo? Una cupola di scarica che è stata rinvenuta quando hanno ampliato il Museo del Duomo nel 2012. Qui siamo davanti alla penultima opera di Michelangelo, quindi la Pietà. Lui ha già fatto altre due Pietà che si conoscono, con una sta a Roma e una sta a Milano non finita. Anche questa non è finita perché Michelangelo si è stizzito, anzi l'ha mutilata, perché si è accorto che una parte del marmo era mai riuscita, doveva essere una sua, comunque messa sulla sua, diciamo, tomba. Lì dietro c'è anche lui ritratto. Ed è molto bella, secondo me, molto emozionante, davvero. Bellissimo parco di boboli, purtroppo abbiamo beccato una giornata molto bruttina, ma vabbè, posso dire che la mia vacanza toscana è stata molto bella e che l'arte è la cosa che predomina insieme alla sua bellissima natura, il cibo e la dolce compagnia. E un ultimo appunto su questi giardini. Sono stati costruiti tra il XVI e il XIX secolo dai Medici, dai Lorena e infine dai Savoia, e l'area è circa 45.000 metri quadrati. Al suo interno c'è anche un museo permanente delle ceramiche più un'area con un museo temporaneo, cioè ogni 2-3 mesi c'è un museo diverso. Tutto oggi... questo comunque nel centro di Firenze. Sì. Dal vostro, dal Karen è tutto, c'è anche Dark Patatina. Say you soon, guys.
Cioè pure la scarpetta col mio piatto, come stiamo messi. È zolafuso, cioè.